Buonasera. Allora, registro questo vlog nuovo del 2024. Poi dovrei, se non sbaglio, poi ci sarà l'altro nuovo vlog, che ovviamente è quello vecchio delle calze, così, che mi sono dimenticata ovviamente per mancanza di tempo. Allora, dicevo che ho già registrato varie clip diverse in questo mese di gennaio, che ve le metterò su come vlog, però ovviamente non è un vlog di tutta la giornata, ma di tutti i giorni in cui ho fatto qualcosa, eccetera. E ve le metto dopo sabato o la prossima settimana, perché in teoria è in ritardo, dovevo già registrarlo quasi tutto e pubblicarlo in questa settimana, anzi prima di questa settimana. E invece, con problemi di tempo, ovviamente non sono riuscita a farlo. Per cui, questo video lo vedete mercoledì 31, che oggi è il mio compleanno. Cioè, nel senso, io lo sto registrando di domenica, ma comunque il vero compleanno ve lo metterò giovedì, se riesco e tutto va bene per il tempo, vi metterò il vlog registrato per giovedì, che è il vero compleanno di mercoledì, in poche parole. Invece questo è un vlog dove comunico che ovviamente oggi faccio gli anni. Se volete vedere le foto su Instagram, seguitemi su Instagram, che lì ci sono le foto e ovviamente anche l'età. E basta. Adesso vi faccio vedere qualche clip, vi faccio vedere quello che faccio. E niente, per la preparazione, diciamo, per il mio compleanno. E poi tutte le altre cose le vedete intere, sia nel secondo canale, per cui mi raccomando. La ricetta della torta tutta intera la vedete nel secondo canale, la crema e tutte le altre cose sempre sul secondo canale, tutte le altre cose, preparazione eccetera, diciamo che lo vedete adesso. Comunque sarà un vlog piccolo, un vlog breve, appunto perché sono in ritardo con tutti i video. Come avete visto, in una settimana ho pubblicato 3 video tutti insieme perché ero in ritardo, per cui scusate per la mancanza del tempo, nel senso che in settimana non ho più tempo per montare e registrare video perché lavoro tutto il giorno. Ho cambiato lavoro, è un lavoro nuovo e non riesco a fare proprio niente, non riesco a stare dietro a tutti i canali, a tutti i social, sono molto assente. Per cui, appunto, mi scuso anche per chi ha il canale e io non passo, diciamo, quasi più a vedere tutti i vostri video, quelli in cui io sono iscritta. Scusate se non lo faccio, ma per mancanza di tempo. Ma appena riesco a trovare un buco, spero. Non dico che riesco a recuperare tutti i video che avete fatto, perché siete in tanti, ma qualche video, qualche commentino ve lo lascio giù, per cui scusate se sono assente nei vostri canali, non sono a commentare nei vostri canali, per cui mi scuso per questo. Però tra mancanza di tempo, in settimana, il sabato e la domenica, comunque anche se non lavoro, vabbè sabato ogni tanto lavoro, però ho la giornata libera la domenica, ogni tanto sabato e domenica registro qualche video per la settimana, perché in settimana non ce la faccio. E i video un po' interessanti, un po' belli, li registro e li metto sul canale, sia su questo che sul secondo canale, per cui sono molto assente. E niente, ormai la vita cambia piano piano, si cresce sia di età ma anche di vita, per cui ci saranno anche tanti cambiamenti molto difficili, che poi lo vedrete piano piano, e si vedrà se ovviamente sarò ancora su YouTube, se continuerò ancora a fare video oppure no.
perché appunto è difficile fare video se non hai tempo e se non hai appunto il tempo non puoi registrare, montare e fare video. Per cui si vedrà con gli anni, piano piano, come si evolverà, diciamo, la mia vita e in più anche i social. Come avete visto, Instagram non ci sono quasi mai e sono molto, diciamo, assente. Non metto più storie come prima, anche se vado in giro comunque non faccio più vedere quello che faccio, o tantomeno TikTok le metto quasi poco, altri social idem, per cui sarò molto assente. Sto cercando di stare lontano più che altro dai social, perché io quando ho iniziato da piccola non c'erano queste cose, non c'erano i social, per cui sto cercando di stare molto lontano e non usare praticamente il telefono, ma usarlo poco, però vabbè, si vedrà piano piano. Detto questo, adesso vi faccio vedere cosa faccio. E grazie per chi mi ha già fatto gli auguri di compleanno, chi si è ricordato che è ricordato di farmi gli auguri prima, in anticipo del mio compleanno. Comunque grazie a chi li fa anche adesso. Detto questo, vi faccio vedere quello che faccio, ma comunque questo vlog non durerà tanto perché devo anche montarlo subito, perché oggi è domenica ma io devo montarlo subito oggi, perché in settimana poi non riesco a montare i video, tanto meno registrarli, per cui niente. Continuate a vedere tutto il vlog. Guarda che ce n'è ancora. Gnocchi allo zafferano. Vi faccio vedere la torta in teoria che ho fatto, che è venuta male, non doveva essere così, ma vabbè. Comunque niente, la preparazione la vedete sul secondo canale e non l'ho fatta proprio io, ho solo preso la torta già fatta e ho solo messo gli ingredienti, però non doveva venire così, basta, tutto qua. Però vabbè, volevo solo farvi vedere la torta. Vi faccio vedere il regalo che mi hanno fatto per Natale, che è il secondo che mancava. Poi c'è un altro che ancora non c'è. Comunque vi faccio vedere prima questo. Questo è il regalo che mi hanno fatto, la fidanzata di mio fratello, ed è una collana con la perla. Questo secondo regalo comunque ricevuto. Vi faccio vedere cosa ho comprato dai cinesi Mod Factor. Allora, ho preso questo qua, lo shampoo detox per tutti i capelli, anche di cute, uno scrub della Sam Silk, credo che è nuovo, allora è vero, boh, l'ho preso per provare, infatti c'è tutte queste cose qua, dato che io stavo, cioè ormai ho quasi finito lo shampoo, allora ho detto compro questo per provarlo. E ho preso questo dai cinesi, questo qua per provare palette, shampoo capelli secchi, scriba, questo qui, pallettini. Poi vabbè, la colla che mi serviva perché mi si sono rotte le cose.
Poi ho preso le candeline per il mio compleanno. Ho trovato questi perché volevo fare una foto su Instagram con le candele più piccole. Le uniche piccole erano queste. E allora ho praticamente trovato le candeline per il mio compleanno. E poi i palloncini, questi qua, questi da fare le foto con, questi che si portano con la cannuccia da fare le foto per l'anniversario. E i palloncini per il compleanno. Anzi, queste le ho prese di più per i gatti perché volevo vedere che cosa facevano. E le ho prese di più per i gatti. Però, tanto per, diciamo, avere qualcosa di carino in casa. E ho preso questi. E basta, questi qua. Quest'anno proprio non è che c'ho tanta voglia di festeggiare sia il compleanno. Ho ancora l'anniversario che ancora dobbiamo capire cosa fare. Però il compleanno ancora non lo so, si vedrà. Comunque questi sono i prezzi. Allora, lo shampoo 2,83. L'altro shampoo della palette 2,59. I palloncini 70. La candela 70 centesimi. E basta. Basta. Comunque questo. E sì. Queste sono state le cose che abbiamo...